mafia, ve lo abbiamo raccontato cosa è successo negli anni passati. Questo, diciamo, se quella di Fontana e Oldrini, quindi di Anci Lombardia, è la guerra dichiarata, non è la prima guerra, è la terza guerra, perché ne dobbiamo ricordare due dove i comuni sono stati protagonisti. Nel 2000 i comuni referendari, un centinaio di comuni, avevano proposto un referendum per abrogare la precedente legge, che era la 21-2000 del 98, che diceva bisogna privatizzare. I comuni si attivarono e la legge fu cancellata. Regione Lombardia ci riprova con una legge nel 2006, obbligo di privatizzazione, i comitati, i sindaci si mobilitano, 144 comuni su 1.500, stiamo parlando del 10% dei comuni, che deliberano contro questa legge. La legge viene cambiata a gennaio del 2009, una legge di cui oggi è dotata Regione Lombardia, che dice i comuni hanno facoltà di scelta tra il pubblico e il privato, non sono obbligati a privatizzare. Adesso arriva un progetto di legge che obbliga a privatizzare, disconoscendo quanto deciso a gennaio 2009, non vi parlo della preistoria. È chiaro che Regione Lombardia ha in cattiva visione il ruolo dei sindaci che protestano, perché è la terza volta che deve affrontare 1.500 comunità. Più facile affrontarla con 12 o 13 soggetti che sono le province. Spesso, anche se noi non attribuiamo nessun colore all'acqua, e quel Cremonesi l'ha ricordato prima, no? Il successo della battaglia dell'acqua è la trasversalità, è però vero che c'è, diciamo, sintonia tra il colore politico della regione e quello delle province, è più facile dialogare. Non è vero in assoluto, perché il presidente di Anci Lombardia, sapete benissimo che è il sindaco di Varese della Lega Nord, quindi dello stesso gruppo che governa la regione Lombardia, quindi non facciamo l'accostamento, la campagna è di chi non è in giunta oggi in regione Lombardia. È però vero che si tolgono di mezzo dei soggetti che hanno giocato un ruolo fondamentale, che sanno gestire l'acqua, perché è dimostrato. I comuni dove gestiscono direttamente con le loro società hanno un servizio che funziona, però quando devono decidere a volte danno fastidio. Ecco, il modo per toglierceli di mezzo è utilizzare il pretesto di una legge nazionale che dice si cancella un organismo, non i comuni, dice si cancella l'assemblea dei sindaci e bisogna trovare un nuovo organismo. Tanto il paradosso è che questa legge, votata al Parlamento, è stata votata nell'ottica del costo della politica, cioè degli enti inutili, del costo della politica. Intesa come assemblea dei sindaci a costo zero, perché l'assemblea dei sindaci si riunisce e non viene pagata, perché i sindaci hanno la loro indennità da sindaci. Magari pensare a un organismo come è pensato qui dentro, di là abbiamo fatto presente prima che se oggi bene o male i sindaci hanno in mano tutto, perché sono proprietari delle reti, stanno nell'assemblea del lato e sono proprietari delle società che gestiscono, si